Beh, importante innanzitutto che si concluda un'opera veramente gigantesca. Parliamo di una galleria di 10 km di lunghezza complessivamente. Un'opera strategica ovviamente è di grande rilievo, soprattutto in un periodo come questo. Abbiamo verificato le difficoltà di approvvigionamento idrico negli anni passati, nei mesi scorsi. E dunque questa è un'opera essenziale per garantire i fornimenti idrici ad oltre 1 milione di abitanti della Puglia e ad alcuni comuni a Basilicata che hanno come esclusiva fornitura l'acqua del Sela. Ovviamente credo che sia un'occasione anche per ragionare su come tutelare il territorio da cui proviene l'acqua. Spesso a Caposele, in Irpinia, si pongono ovviamente un interrogativo. È chiaro che le risorse non possono essere privatizzate o accaparrate da un territorio, ma credo che sia anche giusto cominciare a ragionare su una forma di ristoro da dare al territorio che fornisce acqua per gran parte della Puglia e del territorio meridionale.